Due nuove Giulietta, storico modello del marchio Alfa Romeo, in dotazione alla questura di Arezzo. Due nuovi mezzi che andranno così ad implementare il parco auto delle volanti e che saranno sulle strade della città già da oggi. È un contributo alla qualità del servizio che svolgiamo per i cittadini attraverso il controllo del territorio e l'attività di prevenzione. E sono, devo dire, due belle vetture, sono vetture di nuova generazione, sono vetture che assecondano tutta una serie di esigenze che noi abbiamo come volanti. Intanto avere delle macchine con una potenza adeguata, dicevo 175 cavalli, sicuramente un 2000 che risponde alle esigenze della nostra attività. È un'auto sicura che ha, come le ultime volanti che sono state date in dotazione alla Polizia di Stato, la cellula di sicurezza posteriore che consente il trasporto dei fermati. Sono macchine che consumano anche poco e non guasta anche, diciamo, questa caratteristica che rende, diciamo, meno dispendiosa l'attività di controllo del territorio. Nuovi mezzi, ma anche nuovo personale, recentemente fornito dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza alla Questura Aretina. Abbiamo avuto un incremento di 8 persone presso la Questura di Arezzo, di 3 persone, tra cui un ispettore, al commissariato di Montevarchi, e 4 invece sono stati assegnati alla Polizia Stradale nei diversi reparti che caratterizzano la provincia di Arezzo. Nuovi mezzi, dunque, nuovi agenti per rendere sempre più incisiva l'azione di prevenzione e contrasto alla criminalità della Polizia di Stato. Nonostante le chiusure, noi siamo riusciti ad incrementare i risultati nel 2020 rispetto al 2019. Questo è sicuramente un risultato oggi ragguardevole e di questo non posso che essere soddisfatto. I reati che caratterizzano un po' questa realtà sono senza dubbio quello dello spaccio di stupefacenti, ma non vorrei sottovalutare anche il ruolo che hanno i furti, cioè i reati contro il patrimonio in genere, la cosiddetta criminalità diffusa, parlo di furti, di piccole rapine. Sono quei reati che chiaramente incidono maggiormente sulla tranquillità del cittadino e sul quale noi operiamo costantemente.